Buongiorno cari amici lettori, e facciamo anche oggi il consueto giro che ci stiamo dedicando la domenica per vedere la nostra città. Intanto vi voglio ringraziare per tutta l'attenzione che state avendo nei confronti del nostro lavoro, ci inorgoglisce e ci dà la forza di continuare su questa strada. Allora, che cosa dirvi intanto? Intanto vi volevo chiedere se avete cambiato l'orario questa notte, perché come ben sapete è entrata l'ora legale e quindi avete portato, credo, le lancette dell'orologio un'ora avanti. Poi vi voglio aggiornare sulle notizie della nostra città che fanno riferimento al coronavirus, al Covid-19. Secondo quello che ci ha riferito ieri sera il primo cittadino, Tony Matarrelli, la nostra città al momento conta 9 casi positivi. 9 casi positivi. Una persona in più si è aggiunta ieri dopo i risultati dei tamponi. Inoltre c'è da dire che per quanto riguarda i tamponi, già da ieri, dall'altro giorno, il laboratorio del Disumma ha iniziato ad effettuare questi controlli, ne fa 30-40 al giorno, lunedì domani dovrebbe arrivare il macchinario, l'estrattore che era stato dirottato verso Biceglie, ma adesso la regione ha deciso di riportarlo al Disumma, quindi al Disumma si potranno fare intorno a 100 tamponi al giorno. Sempre lunedì invece inizierà il centro medico del dottore Mardigan a Mesagne, sempre su indicazione della regione, sempre su indicazione dell'ASL e non a livello privato, quindi non c'è una, un discorso privatistico su questo argomento, ma sempre statale. E il centro farà 30-40 tamponi e nella stessa maniera molto probabilmente verrà incaricato anche il centro di Apulia Diagnostic che ha messo a disposizione le attrezzature proprio per questo tipo di test e anche loro faranno 30-40 test al giorno. Queste sono le notizie principali della nostra città. Che dirvi? E il reparto all'ospedale dell'Ellis è stato attivato. Dalle notizie che abbiamo ci sono circa 11 pazienti e 11 persone con Covid nella fase post-acuzie. Che cosa significa? Che in qualche modo sono stati stabilizzati e quindi adesso fanno un percorso di uscita completa dalla malattia nel reparto al secondo piano del Dell'Ellis dove c'era la lungodegenza. Altre notizie che riguardano la nostra città non ce ne stanno, oggi ci dedichiamo non soltanto al centro ma il giro lo facciamo anche nelle zone periferiche, perché l'altra volta ci sono stati tanti che mi hanno chiesto di fare il giro nelle zone periferiche e oggi vediamo di andare in Contrada Manfredonia e alla Torretta, così andiamo a vedere, e poi facciamo un giro anche nel quartiere Grutti. La giornata oggi non è eccezionale, almeno fino alle 2 credo sarà così. Ci sarà un po' di pioggia, poi invece tornerà il sole. Andiamo dalla parte della Contrada Manfredonia, così andiamo a vedere se i mesagnesi, come sempre, stanno seguendo le indicazioni che arrivano dal comune, dalla regione, dal governo, che è quello di stare a casa. Certo, non ci sono tantissime persone, anzi forse nessuno. Ancora una volta ci dimostriamo piuttosto civili. A proposito della civiltà, in questi giorni abbiamo anche pubblicato delle segnalazioni da parte dei nostri lettori. Una
prima segnalazione e ci è sembrata piuttosto, come dire, importante, che in giro per la città, sui marciapiedi, si vedono troppe deiezioni canine. Troppe deiezioni canine. Che cosa significa questo? Il nostro lettore ha ipotizzato, probabilmente nel vero, che considerando il fatto che c'è poca gente per le strade, chi porta a spasso il proprio cane non sta utilizzando il sacchetto per raccogliere le deiezioni. Questo è un atto davvero di inciviltà, perché se ci è stata data la possibilità di uscire passeggiando il proprio cane, dobbiamo avere anche l'accortezza di raccogliere le deiezioni canine, altrimenti combiniamo in giro un porcile, ecco, se mi permettete questa espressione. Ed è vero, perché abbiamo fatto anche noi un giro per alcune strade della città e abbiamo notato questo segno di inciviltà. Primo punto. Un'altra cosa che ci è stata fatta notare è la presenza di guanti in lattice o di altro materiale in mezzo alla strada. Ora, su questo bisogna ancora una volta insistere. Dobbiamo essere civili e i guanti buttarli lì dove è previsto. Per non sbagliare, buttiamo i guanti, una volta che li abbiamo utilizzati, nel sacchetto dell'indifferenziata, perché è davvero scandaloso vedere una città tempestata di guanti. Questa è la Manfredonia. Questo signore in giro con la bici. Oggi il tempo qui su Mesagne è molto nuvoloso, ma comunque c'è qualche goccia che sta scendendo. In via Rosa Marina, facciamo questo giro perché, come dicevo prima, molti lettori ci hanno chiesto: ma perché non fate vedere le zone periferiche della città, dove la gente passeggia, dove la gente gira la domenica? Ecco qua, stiamo guardando che cosa accade in questa zona. Vedete, è vuota, però è giusto fare un giro. Poi andremo nella zona Palmitella, anzi no, Torretta. Purtroppo non riesco a leggere i vostri messaggi, i commenti al post, perché ho posizionato il cellulare lontano dal posto di guida. Abbiate pazienza, leggerò i commenti quando finiamo questa diretta. Dai, se resistiamo ancora, io credo un altro mese, almeno il mese di aprile in casa, davvero ce ne usciamo e possiamo ritornare alla vita di una volta, alla vita di sempre. Dobbiamo avere il coraggio di resistere. Andiamo di qua. Non è poco così difficile, dai, alla fine. Bisogna solo organizzarsi. Guardate, ho anche visto tanti messaggi sui vostri profili che chiedono alle persone che in questo momento hanno difficoltà nel reperire da mangiare di farsi avanti in maniera, come dire, anonima, con messaggi privati. Beh, questa cosa mi è piaciuta tantissimo, mi ha colpito tanto.
vuol dire che veramente la nostra città, i mesagnesi, hanno un cuore grandissimo. Ecco, questa solidarietà che sta scattando in vicini di casa, in persone che forse nemmeno si conoscono, è una cosa che ci rende grandi, ci rende grandi. Complimenti a tutti. Complimenti a tutti per questo gesto che state facendo e continuiamolo a fare, continuiamolo a fare. Per chi ha difficoltà economiche per reperire diciamo, i generi di prima necessità, si sono attivate una serie di associazioni. C'è l'Associazione delle Vincenziane, l'Auser, c'è la Caritas, il comune ha attivato una raccolta fondi. Quindi su questo argomento credo che nessuno veramente deve rimanere solo, o se uno ha la possibilità può aiutare l'altro sicuramente, ma se c'è qualcuno che non conosce o comunque vuole mantenere la propria dignità, si può rivolgere direttamente ai servizi sociali e chiamare i servizi sociali. Loro sapranno indicare le persone o le associazioni caritatevoli della nostra città che in qualche modo possono aiutare le famiglie in difficoltà. Quindi è stata attivata davvero una rete di solidarietà piuttosto solida, e da quello che sappiamo stanno arrivando anche tanti fondi di privati che stanno contribuendo. Quindi in questo momento nessuno si deve vergognare di nulla, ma se ha necessità, l'importante è che si metta in contatto con queste associazioni o attraverso i servizi sociali e avrà tutto quello che gli serve senza nessun problema. Senza nessun problema, nessuno deve rimanere solo. C'è qualche macchina in più in questa zona, ma per il resto è tutto tranquillo. Adesso ritorniamo su via San Vito per andare in zona, facciamo prima il giro nei pressi del Carmine e poi di là andiamo ai Grutti. In giro c'è ancora tanta spazzatura, anche in queste campagne. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Vabbè, continuiamo il nostro percorso. San Vito. La gente è in casa e questo giro che stiamo facendo non l'abbiamo pensato come il giro che potreste fare voi, no? Avreste potuto fare voi, invece lo stiamo facendo noi per conto vostro. Seguiteci, vi facciamo un girare per la città, per le contrade. Diventiamo i vostri occhi per quello che ci è possibile.
ci mettiamo a disposizione vostra. Rispetto ai numeri, diciamo che a livello nazionale, dal dato di ieri, si nota una certa flessione dei casi positivi, ma ancora non è arrivato il picco, così dicono gli esperti. Invece a livello regionale c'è una stabilità nel numero dei casi positivi rintracciati ogni giorno. Stiamo nell'ordine dei 100, 130, 140 al giorno, a secondo del numero dei tamponi che viene esaminato. A Mesagne, per ricordare il numero, ci sono 9 mesagnesi affetti da coronavirus. A questi 9 bisogna sempre aggiungere quel nostro concittadino morto qualche tempo fa nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, che aveva contratto il coronavirus proprio lì in provincia di Foggia. E ieri abbiamo anche pubblicato quell'appello del sindaco di Carovigno, ci ha colpito particolarmente le parole del sindaco di Carovigno ci hanno colpito. Non voglio più continuare ad essere il traghettatore dei miei concittadini verso il cimitero, perché insomma Carovigno è stata martoriata dal Covid-19. Dalle notizie che abbiamo sono circa 21 le persone che sono positive al coronavirus, e di queste 4 persone purtroppo sono morte. Faccio sentire le campane. Continuiamo il nostro percorso per andare nel quartiere Grutti. Le strade sono deserte, Al sabato si vede tanta gente in giro, perché gente che deve fare la spesa. C'è una piccolissima parte di mesagnesi che non sta rispettando queste indicazioni, ma noi dobbiamo insistere, perché deve entrare anche nella loro testa di rimanere a casa. Probabilmente ci sarà ancora un altro mese con queste indicazioni, con queste restrizioni. Per favore, resistete, rimaniamo a casa, perché come diciamo spesso il virus non ha gambe, ha le nostre gambe, e quindi se ci mettiamo in giro possiamo, se siamo positivi, contagiare gli altri senza saperlo, positivi senza saperlo chiaramente, oppure possiamo essere contagiati. L'unico strumento che abbiamo per debellare questo maledetto virus è quello di rimanere a casa. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Dobbiamo restare a casa. C'è una sparuta minoranza nella nostra città che questa cosa ancora non l'ha compresa appieno, ma tantissimi invece sono quelli che lo hanno fatto. Allora, questo è il quartiere Grutti.
vedete, non c'è nessuno nemmeno nella piazzetta dove di solito giocano i bambini. Ci facciamo un giro anche nelle strade. Stiamo incrociando viaggiatori. Guanti a terra. E sì, e non ci stancheremo mai di dirlo, bisogna essere civili in questo momento, i guanti bisogna buttarli nell'indifferenziata. Non costa nulla, bisogna soltanto avere un po' di pazienza. Quando ci togliamo i guanti non li buttiamo in mezzo alla strada. Non li buttiamo in mezzo alla strada, come anche per i possessori di cani. Mi raccomando, quando portate in giro il vostro cagnolino, portate con voi il sacchetto per raccogliere le deiezioni. Altrimenti combiniamo la città piena, stracolma di deiezioni canine. Ce lo hanno segnalato, i mesegnesi hanno confermato l'ipotesi di un nostro dottore, noi stessi siamo andati in giro e abbiamo verificato che è così. Mi raccomando, un po' più di attenzione, portate il cagnolino a spasso, ma prendete sempre con voi il sacchetto per raccogliere le deiezioni. Chiesetta della Madonna di Fatima. Ci mettiamo di fronte. Vediamo se è l'osmo. Eccolo qua. Eccola qua. Adesso vi porto verso Parco Poti. C'è gente che ne sta approfittando, come vedete, per fare piccoli lavori domestici, no? Questa è l'occasione, infatti questi sono i giorni in cui
si possono fare tante cose tralasciate nel tempo. La sistemazione dello sgabuzzino, se uno ce l'ha, in un garage, e qualche altro piccolo lavoretto, e insomma, cosette. Passiamo davanti al comando dei vigili urbani, perché bisogna anche ringraziare i nostri vigili urbani che stanno facendo un lavoro in prima linea, perché sono in mezzo alle strade a controllare le autocertificazioni, a controllare anche il flusso di accesso alla posta per le pensioni, a controllare il flusso all'Auchan, ai supermercati. Sono in prima linea, noi dobbiamo ringraziarli per quello che stanno facendo sempre. C'è gente che ha famiglia, insomma, e quindi si mette a disposizione. Ecco qua il comando, vedete, noi li ringraziamo il comandante per conto di tutti, a nome di tutti e tutti i vigili urbani, grazie per il lavoro che state svolgendo. Come anche bisogna ringraziare la polizia e i carabinieri della nostra città, anche loro in maniera molto discreta stanno compiendo il loro dovere rispetto al controllo sul Covid-19. Su questo argomento vi dico come la penso rispetto all'autocertificazione. Allora, c'è stata la prima, la seconda, la terza, il quarto modulo, ci sarà probabilmente il quinto, il sesto modulo, e c'è tutta una polemica su questo che, se vogliamo, è anche giustificata, è giusta, eccetera. Però, se ci pensiamo un attimo, il problema non è tanto il modulo, ma quanto i furbetti che vogliono eludere i controlli, vogliono che dare giustificazioni delle loro uscite non veritiere. Quindi su quello noi ci dobbiamo concentrare, sui furbi. Certo, il modulo è complicato, lo stanno mettendo sempre più complicato, uno che non ha la stampante non lo può stampare, però dalle informazioni che abbiamo le forze dell'ordine hanno i moduli, quindi quando ci fermano ci chiedono le generalità, ci fanno compilare l'autocertificazione, la firmiamo noi, la firma il rappresentante delle forze dell'ordine, una copia resta a noi, una copia va a loro. Ma il problema è quello che noi diciamo all'interno dell'autocertificazione, perché se vogliamo fare i furbi è chiaro che poi riceviamo la denuncia o la multa. Su questo ci dobbiamo concentrare, sul fatto che quando usciamo dobbiamo avere un motivo certo, chiaro, inequivocabile della nostra uscita. Andiamo verso la villa, entriamo nel centro storico e poi andiamo nei pressi del comune, dove concluderemo la nostra diretta. Lo so che le spazzole sono da cambiare, me lo state scrivendo. Lo faremo. Non appena finisce questo periodo, lo faremo. Allora, andiamo da via Marconi e poi giriamo da via Carducci. Vuota, è completamente vuota. La nostra città oggi è più vuota rispetto a domenica scorsa. Anche le contrade, diciamo i quartieri periferici, la contrada Manfredonia che abbiamo visto, contrada Torretta, che
spettacolo, che spettacolo. Certo, fa male al cuore, vedere questa città così vuota, però sappiamo che, sappiamo benissimo che appena tutto finirà ci ritroveremo nelle piazze, ci ritroveremo come mesagnesi tutti insieme. Se da un lato questa cosa fa un po' amarezza, dall'altro c'è la speranza di ritrovarsi più forti di prima, tutti insieme. Come arriveremo a questo ancora non lo sappiamo, ci sarà sicuramente un percorso graduale, però insomma ci arriveremo, se tutti però facciamo la stessa cosa in questo momento senza demordere, che è quella di rimanere dentro casa, di rispettare anche i dispositivi di protezione personale, di avere la mascherina, i guanti. Questa è la villa comunale, noi ci fermiamo, così vi facciamo vedere la villa. La villa è vuota. Cosimo Rossetti ci chiede: le pattuglie dove sono? All'inizio della diretta ne abbiamo incontrata una all'ingresso della città da via Brindisi, che è ferma lì per fare controlli per chi entra da Brindisi. Ma per il resto, se così, se vedete, insomma, non è che ci sia poi così necessità di avere le pattuglie, proprio perché insomma non c'è tantissima gente in giro. Questa è via Granafei, come vi dicevo andiamo adesso verso il centro storico e poi ci dirigiamo verso il comune dove concluderemo la diretta. il sindaco in giro. È il sindaco, come diceva, come ha detto in questi giorni, il primo cittadino è sempre in giro per controllare. Adesso sta telefonando, ma tra poco lo salutiamo anche per così. Sindaco, l'abbiamo vista mentre stavamo facendo la nostra diretta in giro per la città, siamo andati nelle zone periferiche. E c'è pochissima gente. Bene. Anzi, forse io sono in giro per questo, perché stiamo verificando, sono stato fino adesso con i vigili urbani, è appena andato via una pattuglia della polizia perché c'è un controllo capillare ovviamente, certo, del territorio. Oh, questa domenica abbiamo notato meno gente rispetto alla domenica scorsa, perché hanno capito, certo, che noi usciamo da questa vicenda se facciamo tutti la stessa cosa, veramente. Grazie sindaco e buon lavoro, eh. Grazie. Ok. Andiamo nel centro storico e poi andiamo verso il comune. Avete visto il sindaco in giro per la città, anche lui con questa intenzione di verificare la situazione. Ah, il sindaco ci ha riferito che c'era la pattuglia di polizia, certo, a volte non li incrociamo noi, quindi per questo non abbiamo visto tante pattuglie in giro, eh. Un centro storico, se passate il termine, ferito, che è rimasto ferito perché stanno facendo questi lavori di risistemazione del tronco di acqua e fogna, ma sospesi da più di un mese circa, insomma, vabbè, ma appena finirà tutto vedrete che ritorneranno gli operai che ci mancano, perché sono persone, si sono dimostrate persone garbate, educatissime e brave soprattutto, gli operai della ditta Spinosa che hanno fatto i lavori nel nostro centro storico, la chiesa madre, ecco, mi metto di fronte così guardiamo anche la chiesa madre. Oggi mi sto trattenendo un po' di più con voi, però mi sembra giusto darvi la possibilità di vedere tutto. Eccola qua, la chiesa madre è aperta. Ah, eccola qua.
nostra chiesa madre. Che bella, vero? Ritorneremo a vederla tutti i giorni. Eh sì, scusate, ma un filo di emozione a me mi arriva, eh. Continuiamo, dai, continuiamo. Continuiamo il nostro giro. Continuiamo il giro, continuiamo. Coraggio, dobbiamo resistere. È ancora un altro mese probabilmente e poi ce ne usciamo completamente da questa situazione. Le pattuglie, eccole qua. Polizia locale. Questa è un'altra pattuglia diversa rispetto a quella che abbiamo visto stamattina su Via Brindisi, eh? Andiamo su via Manfredi Svevo e poi ci dirigiamo verso il comune. I pacchi, lavora anche di domenica. Allora, andiamo verso via Gualtiero d'Occhera. Complimenti a tutti i mesagnesi, complimenti davvero, complimenti a tutti i mesagnesi. E anche noi tra poco ci ritiriamo, finiamo la nostra diretta, questo giro per Mesagne, per le contrade, per il quartiere Crutti, per il centro, vi abbiamo fatto vedere questa domenica e basta, adesso concludiamo qui. Davanti al municipio, questo nostro percorso. Grazie a tutti, grazie a voi. Continuate a seguirci perché vi terremo informati su tutte le novità che riguardano la nostra città, tutte le novità che fanno riferimento a questa emergenza coronavirus. Vi terremo informati sempre. Seguiteci, mettete mi piace sulla pagina Qui Mesagne, seguite il sito quimesagne.it e grazie, grazie davvero a tutti. Buona giornata, buona domenica.